Buongiorno a tutti. Ecco il nostro terzo incontro con il dottor Dino Cristanini, che ringrazio, ci ha accompagnati in questo periodo, sul tema della valutazione. Il 16, maggio scorso sono arrivate le ordinanze ministeriali. Non stiamo qui a dire tardi, presto, sono arrivate. E abbiamo sentito che c'era bisogno, ecco, di poter leggerle con un uomo di scuola, con un esperto di scuola. E questo è l'obiettivo dell'incontro di oggi. Insieme al dottor Cristanini vogliamo capire quanto le ordinanze ministeriali ci indicano e, se ci sono dubbi da parte nostra, poterli chiarire e poter procedere in quest'ultima parte di un anno scolastico molto travagliato. In questo continua l'impegno della FIDE a sostegno della scuola e della scuola tutta, e saluto anche quanti della scuola statale hanno chiesto di partecipare a questo incontro. Anche le altre volte c'è stata questa presenza e noi siamo contenti perché la nostra attenzione è per la scuola tutta. Alcune note di carattere tecnico e poi lascio la parola al dottor Cristanini. Come sempre, nella sezione domande potete porre i vostri quesiti. Potete farlo già da subito, infatti già le stiamo raccogliendo in modo tale che quanto possibile nella relazione, dottor Cristanini già ne tiene conto, però comunque alla fine sarà dato sempre spazio per la risposta. Farete punti, come sempre, da un'email dove ci sarà un questionario di gradimento del webinar e la possibilità di scaricare l'attestato e poi subito dopo ricevete immediatamente il link per poter vedere la registrazione e le slide che saranno presentate nell'incontro odierno. Io non tolgo altro tempo, ringrazio ancora il dottor Dino Cristanini per la disponibilità di sempre e per la sua grande competenza e chiarezza nel porre dei contenuti. E vi auguro una buona mattinata e noi vogliamo continuare a fare scuola. Questo è importante e vogliamo continuarla a fare insieme a tutti voi. Tra pochi giorni ci sarà il secondo step, il lancio del manifesto Vogliamo fare scuola. Tanti già hanno manifestato interesse e poi dopo sarete raggiunti con tutte le indicazioni su come camminare insieme per guardare la scuola da settembre 2020. Buona mattinata a tutti. Buongiorno, eccoci qui. Il tema è quello che risulta dalla prima slide, la valutazione finale e l'esame di Stato nel primo ciclo di istruzione. Come fonti noi abbiamo al momento unicamente le due ordinanze concernenti appunto la valutazione e l'esame di Stato. Quando esce qualche atto di questo tipo, decreto ministeriale, ordinanza o quant'altro, scattano sempre mille problemi interpretativi perché magari nei documenti non si dice tutto o comunque le situazioni particolari sono talmente diverse che non sempre si riesce a inquadrarle perfettamente negli articoli delle ordinanze o dei decreti. E di solito, a causa di tutto ciò, escono continuamente poi risposte, interpretazioni autentiche, risposte appunto alle domande più frequenti. Ora, anche in questo caso, dalle domande che hanno cominciato a pervenire, stanno emergendo tutta una serie di micro problemi procedurali. Ora, io cercherò, oltre che ovviamente parlare nel merito dell'esame, in cosa consiste l'esame e nel merito della valutazione, come si procede per la valutazione finale, qualche risposta potrò darla. Su qualcun'altra, chiaro che ogni interpretazione rischia di essere un po' azzardata perché poi potrebbero arrivare precisazioni ministeriali che magari danno risposte di altro genere. Quindi vediamo adesso ciò che possiamo ragionevolmente già interpretare,
oggi, e poi bisognerà stare attenti all'evoluzione appunto delle varie risposte che si susseguiranno da qui alla fine delle scuole. Comincio col richiamare il primo articolo della ordinanza concernente la valutazione finale. L'articolo 1,2 ci ricorda che l'attività di valutazione, comunque al di là della situazione eccezionale, trova i suoi fondamenti, le idee base, nei principi previsti dal decreto legislativo 62 del 2017. Quindi richiamo rapidamente quei principi. Nel decreto legislativo 62-2017 si dice che la valutazione ha per oggetto i risultati di apprendimento e il processo formativo. Quindi tutte e due queste cose. Non solo il processo, ecco, nel periodo della didattica a distanza si è insistito molto sui concetti di valutazione formativa, valutazione di processo. In realtà il decreto legislativo 62 del 2017 e poi anche il decreto 22 dell'8 aprile ci dicono che ci sono entrambi questi punti focali, i risultati di apprendimento e il processo formativo. La valutazione ha finalità formativa e concorre al successo formativo. Già da una domanda che mi è pervenuta si chiede, dice, ma la valutazione formativa non è in contrasto con la valutazione sommativa? Beh, qui probabilmente il decreto 62, oltre ad aver ricordato che la valutazione ha per oggetto i risultati di apprendimento, forse avrebbe dovuto dire che accanto alla finalità formativa, di fatto c'è anche una finalità sommativa, una finalità sommativa che consiste nel tirare le fila a un certo punto. La finalità formativa, la valenza formativa accompagna continuamente lo sviluppo del curriculum. Poi arriva un momento in cui bisogna fare il punto e fare sintesi di tutte le valutazioni in itinere. Una sintesi che da una parte restituisca all'alunno, allo studente, la consapevolezza circa il valore complessivo di ciò che ha imparato. È sufficiente per affrontare un nuovo anno di studi? Alla conclusione poi dei cicli scolastici è sufficiente per ottenere un diploma? A conclusione della scuola secondaria di primo grado, quel che ha imparato è sufficiente per acquisire un titolo di studio avente valore legale che ti abilita anche in certi casi a svolgere determinate attività che poi hanno riflesso sulla vita degli altri? Quindi la valutazione sommativa c'è di fatto accanto a quella formativa. La valutazione sommativa può avere anch'essa un valore formativo nel momento in cui non si limita a dare un voto, ma restituisce appunto tutta una serie di informazioni allo studente su come dovrebbe fare per migliorare ulteriormente. La valutazione è coerente con l'offerta formativa ed è trasparente. Ecco, potrebbero sembrare tutte dichiarazioni un po' retoriche, ma in realtà hanno anche dei risvolti pratici. Se la valutazione è coerente con l'offerta formativa va esplicitata, dichiarata in modo chiaro. È trasparente e quindi i criteri di valutazione vanno definiti e pubblicati. Basta farsi un giro sui siti delle varie istituzioni scolastiche e si trovano tutte le delibere dei collegi dei docenti, appunto, di quali erano i criteri per la valutazione relativa alle singole discipline, per l'espressione del giudizio sintetico sui livelli complessivi di sviluppo e le rubriche relative al giudizio sul comportamento. E ultimamente sono apparse anche tutte le delibere di rimodulazione di questi criteri. Quindi, ripeto, una serie di principi che alcuni andrebbero anche forse meglio precisati, altri hanno un risvolto pratico. Cominciamo con il primo di questi risvolti pratici. Nell'ordinanza del 16 maggio, al comma 1 dell'articolo 2
si dice che i docenti con titolari della classe per quanto riguarda la primaria, i consigli di classe nella secondaria di primo grado aggiornano le progettazioni al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti, le metodologie, ma direi soprattutto gli obiettivi di apprendimento. Tra l'altro, questa è la base per poter poi definire il piano di integrazione degli apprendimenti, che è una delle novità introdotte dall'ordinanza del 16 di maggio. Rimodulare la progettazione significa farsi intanto una semplice tabella da cui partire per questa rimodulazione. Quali erano gli obiettivi di apprendimento inizialmente definiti? Come sono stati rivisti nell'anno della DAD, che cosa abbiamo conservato, che cosa abbiamo essenzializzato, che cosa invece abbiamo deciso di non trattare. Ecco, io accanto alla tabella degli obiettivi ho previsto anche una colonna di contenuti, e gli obiettivi in genere sono formulati in un modo tale che van bene dalla prima primaria alla terza secondaria di primo grado, insomma, perché gli obiettivi di comprendere testi scritti, oppure di eseguire calcoli con le varie operazioni, da soli non sono modulati esattamente sulle singole classi. L'indicazione dei contenuti può far capire meglio ciò di cui intendevamo occuparci e ciò che poi abbiamo fatto veramente. Ciò che non è stato trattato quest'anno ci serve per definire il piano di integrazione degli apprendimenti per il prossimo anno. Ne parleremo tra un po'. Intanto prendiamo atto che sono nate le ennesime sigle nella scuola, il PIA e il PAI, che invece è il piano degli apprendimenti individualizzato. Ecco, quindi, prima operazione, rimodulare la progettazione didattica. Definire chiaramente ciò che si è deciso di fare nel periodo della didattica a distanza e ciò che rimane invece da recuperare nei prossimi anni. Il piano di integrazione degli apprendimenti è previsto dall'articolo 6 dell'ordinanza, il quale, richiamando l'articolo già citato, afferma che i docenti della classe o il consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. Già circolano in rete vari schemini, vari modulini per la definizione di questo piano di integrazione degli apprendimenti. Comunque è molto semplice, a partire dallo schema che ho appena illustrato, classe per classe, disciplina per disciplina, si tratta di indicare appunto quegli obiettivi che non è stato possibile perseguire, oppure che sono stati sì perseguiti, ma in modo non sufficientemente approfondito, che non sono stati raggiunti in modo sicuro, e quindi nel piano di integrazione degli apprendimenti si tratta di recuperare sia ciò che non è stato fatto, sia ciò che è stato affrontato, ma in modo non ancora consolidato. I criteri di valutazione degli apprendimenti. Abbiamo detto che la valutazione deve essere trasparente. Quindi, anche per quanto riguarda i criteri di valutazione degli apprendimenti e gli altri criteri di valutazione previsti, occorre procedere a una ridefinizione formale e pubblicare sul sito. Non è necessario cambiare il TOF perché l'ordinanza ci dice che la semplice pubblicazione sul sito della revisione di questi criteri vale come integrazione pro tempore del piano triennale dell'offerta formativa. Quali sono i criteri di valutazione da integrare? L'abbiamo già detto, sono i criteri di voto sulle singole discipline. C'è qualcosa da cambiare nel periodo della didattica a distanza?
rispetto alle nostre rubriche di voto, cosa possiamo cambiare? Negli incontri precedenti abbiamo già detto che accanto ai criteri già definiti si potevano introdurre le modalità di partecipazione alle attività sincrona, alle attività in sincrono e alle attività in asincrono. Quindi il tipo di partecipazione regolare, saltuaria, limitata, scarsa, la qualità della partecipazione, quindi se è una partecipazione attenta, costruttiva, attiva, o se invece era una partecipazione passiva o con frequenti distrazioni o abbandoni del collegamento, lo svolgimento delle attività in asincrono, quindi se erano attività di tipo, se l'attività erano curate, se le consegne erano puntuali o meno. Poi si tratta di rivedere i criteri di espressione del giudizio complessivo sui livelli complessivi di sviluppo. Qui con cosa possiamo integrare? Beh, possiamo integrare con altre rilevazioni, tipo la capacità dello studente di affrontare situazioni nuove, inedite, la capacità di organizzare il proprio tempo, insomma, con le competenze trasversali, la valutazione del comportamento che può recuperare i criteri di integrazione già elencati anche per gli apprendimenti, quindi come uno si è comportato nei collegamenti della didattica a distanza. Quindi tre integrazioni e pubblicazione sul sito. Anche in questo caso basta farsi un giro sui siti dei vari istituti comprensivi e si trovano tutte queste delibere di collegio docenti, prese ovviamente in modalità telematica, di integrazione. Quindi, ribadendo, i criteri di valutazione si possono integrare mediante, considerando il tipo di partecipazione nel periodo della didattica a distanza e anche mediante la considerazione di difficoltà che possono essere legate alla disponibilità di computer, tablet o altri tipi di device o alla connettività. E infine, considerando altre situazioni di origine extrascolastica che possono aver influito sulla partecipazione e sull'apprendimento, quindi mi riferisco a situazioni individuali, psicologiche che possono riguardare momenti di ansia dei bambini e dei ragazzi o situazioni particolari della famiglia, per come avete potuto conoscerle, ovviamente rispettando i criteri della privacy. Ecco, cosa vuol dire tener conto di queste situazioni? Vuol dire inserire nelle delibere di revisione dei criteri di valutazione la dichiarazione che al di là degli esiti delle prove relative agli apprendimenti si terrà conto di queste eventuali situazioni. Quindi dichiarare esplicitamente che il voto finale non sarà semplicemente la media aritmetica degli esiti delle prove, ma che sarà una situazione complessiva nella quale si terrà conto anche di tutti questi elementi. Nelle domande che mi sono arrivate, ce n'è una che dice: ma dobbiamo proprio mettere i voti? Non è possibile mettere i giudizi? Beh, no, i voti sono previsti dalla normativa nazionale. Decreto legislativo 62-2017 dice che bisogna esprimere le valutazioni relative agli apprendimenti in voti. Non è così per le altre due valutazioni, quella di sviluppo complessivo e quella di comportamento, per il quale è previsto un giudizio, ma per le discipline sono previsti i voti. E l'ordinanza non è andata in deroga a questa norma. È in contrasto tutto questo con la valutazione formativa? Ma come dicevo all'inizio, la valutazione formativa accompagna lo sviluppo del curriculum restituendo informazioni sia al ragazzo su cosa deve fare per migliorare, sia all'insegnante su come rivedere l'approccio didattico quando non ha funzionato e non ha consentito di raggiungere gli obiettivi di apprendimento. La valutazione sommativa invece deve dare
dare un giudizio complessivo sul percorso svolto e questo giudizio si esprime anzitutto col voto, ma la valutazione sommativa può avere carattere formativo nel momento in cui accanto al voto si dà anche un giudizio che spiega perché è stato dato quel voto. E questi giudizi, queste motivazioni del voto si trovano nelle rubriche, appunto, di voto e negli altri criteri che le scuole avranno rivisto e pubblicato. Oltretutto, l'espressione del voto potrà essere accompagnata da tutte le note descrittive e informative che riteniamo necessarie per spiegare compiutamente ai ragazzi e alle loro famiglie come ha avuto origine quel voto nella discussione di consiglio. Ed è anche una tutela della scuola, perché nel momento in cui qualcuno contestasse l'espressione di quel voto, la motivazione rende conto appunto di tutti i presupposti e dei ragionamenti che hanno portato all'espressione del voto medesimo. Ecco, mille volte negli incontri precedenti abbiamo detto che la valutazione finale è espressione di una sintesi valutativa che tiene conto di tutti gli elementi qui elencati, osservazioni, esiti di prove in itinere di diverse tipologie, andamento dell'allievo nel corso dell'anno. Come si registra tutto questo? Qualcuno mi dice, ma come lo metto nel registro? Io non so quali registri ogni scuola esattamente abbia adottato, quali registri elettronici, però ci sono tanti accorgimenti. Ho visto, ad esempio, gli istituti che nelle loro delibere dicono: ma tutti gli esiti delle verifiche li mettiamo con un colore particolare che indica che non sono sentenze come pietre, ma sono elementi acquisiti in itinere. Per le osservazioni, magari c'è spazio in un altro punto del registro, nelle note, nelle osservazioni sistematiche. Ecco, dipende dai tipi di registri come sono configurati. L'importante è che nei criteri, nella delibera sui criteri, si dica chiaramente che si terrà conto di tutti questi elementi e che non si farà la semplice media dei voti. Ecco, detto in modo schematico, per arrivare al voto finale, esiti, di cosa teniamo conto? Degli esiti di apprendimento verificati in itinere, che sono l'elemento di base, più tutte le osservazioni sul processo, sull'impegno, sul progresso nell'apprendimento, perché conta anche questo. C'è stato un progresso rispetto ai livelli iniziali? La tendenza del ragazzo è al miglioramento, o diverso sarebbe se rispetto all'inizio dell'anno, o addirittura in tutto il percorso triennale, ci fosse un regresso. La considerazione delle situazioni particolari che dicevamo prima. Ecco, questi sono tutti gli elementi che concorrono a definire il giudizio e, se previsto, il voto finale. L'ordinanza ministeriale ha previsto il voto finale e quindi il voto è l'esito di tutti questi, di tutte queste considerazioni. La valutazione, ci dice l'articolo 3,1 dell'ordinanza, è condotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 62-2017. Rielenchiamo adesso in dettaglio le cose che abbiamo già detto. Che cosa prevede l'articolo 2 del decreto legislativo 62-2017? Prevede, comma 1, che ci sia una votazione in decimi per ciascuna disciplina. Comma 2, che spesso dimenticato, ma adesso tornato in auge, che nel caso di carenze la scuola deve attivare strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. È proprio su questo comma 2 che si basano i PIA e i PAI, cioè quei piani di miglioramento, di recupero e di miglioramento che l'ordinanza ha introdotto. Comma 3 prevede che la valutazione
di ciascuna disciplina sia integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. Si prevede che siano valutate le attività svolte nell'ambito di cittadinanza e Costituzione. Poi è stato precisato in una circolare che questa valutazione trova spazio nell'ambito, è compresa nella valutazione delle discipline dell'area storico-geografico-sociale. Comma 5, valutazione del comportamento mediante un giudizio sintetico. Comma 6, i docenti di sostegno partecipano alla valutazione, appunto, come tutti gli altri, e infine valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative. Queste sono le valutazioni che vengono confermate. Vediamo invece le deroghe. Articolo 3,2 dell'ordinanza. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni che vengono citate lì sotto. Quali sono le deroghe? Da cosa deroghiamo? Beh, deroghiamo, per quanto riguarda la scuola primaria, dalla possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva in casi eccezionali e specificamente motivati. A dir la verità, qui l'ordinanza dice che si va in deroga a questi commi. In realtà, poi c'è il caso in cui in astratto potrebbe essere possibile non ammettere. Altre deroghe, ovviamente quella della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, che non è stato possibile garantire per cause di forza maggiore, si deroga alla possibilità di non ammettere l'alunno nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, per la secondaria di primo grado, si cita di nuovo, nello specifico della secondaria di primo grado, la necessità di attivare strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, e infine si deroga al voto dell'insegnante di religione cattolica. Comunque, in sostanza, come si procede? Allora, i docenti procedono alla valutazione sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, sia in presenza sia a distanza, e lo sappiamo. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche se hanno più insufficienze. Ecco, le insufficienze vengono riportate nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Quindi non è necessario far finta che si dà il 6 di consiglio, come si diceva un tempo, per promuovere uno. Si riportano le insufficienze nel documento di valutazione. Qual è il caso in cui si possa non ammettere alla classe successiva? Beh, il comma 8 ci dice che nel caso che uno sia stato oggetto di sanzione disciplinare, la sanzione più grave, quella che preveda l'esclusione dagli scrutini o dagli esami, e beh, il provvedimento ovviamente lì non viene derogato e quindi non si ammette. Più difficile è tirare le conclusioni dalla situazione descritta al comma 7, perché per non ammettere dice qua che ci devono concorrere più elementi. Allora, quando è che si può non ammettere? Dice quando i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno. Qui cita esplicitamente i docenti del consiglio di classe, non i docenti della classe. Quindi, di fatto, l'ordinanza ci dice alla primaria non si dà la non ammissione. Per la secondaria di primo grado potrebbe anche esserci la non ammissione, al di là della sanzione disciplinare di esclusione. Potrebbe esserci la non ammissione quando i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo. Cosa vuol dire? Vuol dire in possesso di alcun elemento per tutte le discipline.
Qualcuno può chiedersi, ma questo vale per una disciplina o per tutte? Beh, se non ci fossero elementi per una disciplina, abbiamo visto che con l'insufficienza in una o più discipline si ammette lo stesso, quando proprio non c'è alcun elemento. Ma non solo, non c'è alcun elemento perché da una parte c'erano già situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già nel primo periodo didattico, nel primo trimestre o quadrimestre. Quindi le assenze sono cominciate molto prima e sono state ovviamente verbalizzate. E secondo elemento che deve concorrere, cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche, ovvero la connettività di rete, insomma, il famoso mancato possesso degli strumenti o della connessione. E come si fa ad accertare questo? E qui una scuola dovrebbe dimostrare che intanto ha seguito tutti gli studenti, ha fatto indagini, ha cercato di capire perché uno non si collegava, poi ha cercato di porre rimedio. Quindi se uno non aveva il computer, gliel'ha fatto avere o gli ha dato quello della scuola oppure si è intervenuti col comune, con i fondi del ministero o con altro. Un po' più difficile è verificare la veridicità della mancanza di connettività. Quindi se un genitore vi scrive, vi documenta, vi dichiara formalmente che lui abita in una zona dove non c'è connettività, e come si fa a verificare? Si va dalla compagnia che fornisce il servizio per accertare se veramente questa connettività non c'era. Ecco, quindi qui c'è veramente un punto di difficile interpretazione, perché prima di dire che appunto l'alunno non si è collegato pur potendo farlo, mentre invece lui dichiara che non c'era la connettività, insomma, bisogna documentarsi per bene. Quindi, in realtà, la non ammissione per queste motivazioni è obiettivamente molto difficile. Veniamo adesso all'altro piano. Prima abbiamo citato il piano di recupero degli apprendimenti per l'intera classe. Il comma 5 dell'articolo 3 ci parla invece dei piani di apprendimento individualizzati per gli alunni che sono stati ammessi con insufficienze oppure con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. Ecco, molte scuole dicono: ma il PAI vale solo per le insufficienze. In realtà, qua dice le insufficienze, ma anche i livelli di apprendimento, insomma, non sicuri. E ora, qui si tratta di fare un nuovo schemino per questi alunni, in cui per ciascuna disciplina si indicano gli obiettivi da conseguire o da consolidare, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Questo piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale, quindi si tratta di redigerlo appunto entro il momento di consegna della valutazione finale. Sono schemini molto semplici. In giro ci sono schemini anche più complessi. Ho visto schemi dove accanto agli obiettivi, disciplina per disciplina, da consolidare, si indicano anche risorse, tempi, lo faremo nel primo quadrimestre, lo faremo con questi insegnanti. E qui è anche un po' difficile, a mio giudizio, però essere molto precisi, perché non sappiamo esattamente come si tornerà in classe a settembre. Tra l'altro, poi vedremo che si dice che questi recuperi dovrebbero iniziare il 1° settembre, ma come si tornerà il 1° settembre oppure non si tornerà subito e si faranno in didattica a distanza. Quindi io mi limiterei a indicare gli obiettivi da conseguire o da consolidare, e visto che si richiedono anche le specifiche strategie, cosa si mette?
E beh, anche in questo caso bisognerebbe essere abbastanza sicuri su come saranno le condizioni a settembre. Siccome non lo siamo, quindi ci si limiterà a mettere le note strategie di recupero, quindi attività per piccoli gruppi, attività individualizzate, peer tutoring, peer learning, ecco, quindi quelle modalità individualizzate che in letteratura ben conosciamo. E poi si vedrà concretamente a settembre come fare. Ecco, sempre a proposito dei piani di integrazione, il comma 3 ci dice che le attività del PIA, del piano generale della classe, e le attività del PAI, quindi dei piani di apprendimento individualizzati, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020. Vedremo. Il comma 4 poi però precisa che potranno durare per l'intero anno scolastico, che è si può dire, la previsione più ragionevole. Io non mi immagino che nelle prime settimane si possa prevedere sia il recupero di tutto ciò che manca alla classe, sia il recupero personale riguardante le singole situazioni, che peraltro possono essere situazioni diverse, perché un conto è lo studente che non si è collegato, non ha seguito la didattica a distanza e quindi si tratta di colmare gli apprendimenti. Un conto è chi ha seguito, ma ugualmente non ha imparato in modo soddisfacente, e lì bisognerebbe capire perché, quindi lì veramente serviranno le modalità di insegnamento individualizzato che la panoramica professionale ci mette a disposizione. E comunque sarà opportuno invece ragionare su tutto l'anno. Ecco, le attività sono realizzate attraverso le risorse di cui ciascuna scuola dispone, e nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, questi piani sono trasmessi all'istituzione scolastica di iscrizione, che poi vedremo come farà a integrarli nel suo. Per gli alunni con disabilità, naturalmente la valutazione si riferisce al piano educativo individualizzato, e per gli alunni con DSA ci si riferisce al piano didattico personalizzato, che viene esteso anche agli alunni con BES non certificati, ma per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato anche per essi. E quindi si torna un po' alla situazione della direttiva del dicembre 2012, che sembrava in via di superamento l'altro anno, ma in realtà, insomma, qui ritorna in pieno, quindi anche per alunni non certificati si può prevedere un PDP. Si conferma la certificazione delle competenze sia nell'ordinanza sulla valutazione sia in quella sull'esame. Si è sentito il bisogno di ribadire che il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze. Quindi, tra i documenti da consegnare, oltre al documento di valutazione con i tre giudizi, insomma, sugli apprendimenti, sul livello complessivo e sul comportamento, oltre all'eventuale piano individualizzato degli apprendimenti, anche la certificazione delle competenze al termine della terza. Veniamo all'esame. Allora, l'esame si svolge nell'ambito della valutazione finale del consiglio di classe. E quindi la valutazione finale, qualcuno nelle domande ha chiesto: ma la valutazione dell'elaborato si dà dopo la valutazione finale? No, l'esame coincide con la valutazione finale. Quindi prima lo studente consegna l'elaborato, prima si presenta l'elaborato e poi si fa la valutazione finale. Anche per gli alunni con disabilità o con DSA vale la regola, anche per l'esame, che l'assegnazione dell'elaborato e l'espressione della valutazione finale devono riferirsi ai criteri del piano
educativo individuale e del piano didattico personalizzato. Vediamo concretamente come funziona l'elaborato. Gli alunni delle classi terze trasmettono il consiglio di classe, trasmettono al consiglio. Il consiglio non è una realtà, come si può dire, non ha, credo, un indirizzo di posta elettronica. Quindi la scuola deciderà concretamente a chi viene trasmesso. In genere, vedo che, si dispone che questo elaborato venga trasmesso al coordinatore del consiglio di classe e per conoscenza alla segreteria della scuola. Ecco, in modalità telematica o altra idonea modalità concordata, non saprei quale, un elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe assegnata dal consiglio di classe. Anche in questo caso, presumo, sarà il coordinatore di classe. Quindi la tematica non viene assegnata d'imperio, ma è condivisa, è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali dell'alunno e dei suoi livelli di competenza. Deve essere tale da rilevare la capacità di impiegare gli apprendimenti anche in connessione tra di loro. E l'elaborato dovrebbe essere un prodotto originale presentabile in varie forme. Un testo scritto, una presentazione multimediale, una mappa o una collezione di mappe, un filmato e per i percorsi a indirizzo musicale, una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale, quindi può avere varie forme. Qui dipende molto da ciò che una scuola ha fatto e dalle competenze che hanno acquisito i ragazzi, quindi sono capaci di fare ricerche autonome, gli è stato insegnato a fare ricerche autonome, gli è stato insegnato a fare approfondimenti che mettano in connessione le discipline, ma connessioni sensate, non connessioni artificiose che si basano solamente su connessioni così di associazione mentale o di associazione di contenuti. Noi sappiamo che le discipline hanno una struttura concettuale, quindi concetti, teorie, e hanno una struttura metodologica, una struttura sintattica, si diceva anni fa, quindi un metodo, un linguaggio. Quindi hanno senso le connessioni tra i concetti delle discipline, delle eventuali connessioni di metodo tra le discipline e non connessioni estemporanee. Quindi qua in realtà ogni scuola poi deciderà bene come sarà questo elaborato. Potrebbe essere anche un lavoro che le classi hanno iniziato tempo prima che uscisse l'ordinanza. C'è ampia libertà, appunto. Bisogna tener conto di un fatto, che l'elaborato è l'unico elemento che dà un senso all'esame, perché noi sappiamo che la Costituzione prevede che al termine di ogni ordine di scuola ci sia un esame di Stato. E se fosse solo la valutazione del consiglio di classe, beh, di fatto qualcuno dice che ci potrebbero essere problemi di rilievo costituzionale. Quindi l'elaborato è ciò che mantiene un collegamento, insomma, con qualcosa che non sia solo la valutazione ordinaria. Ecco, quando l'alunno trasmette tutto questo, e qui le date le decidono le scuole. Il momento successivo è il momento di presentazione orale dell'elaborato ai docenti del consiglio. La presentazione si deve svolgere entro la data dello scrutinio, il quale non può andare oltre il 30 di giugno, quindi rispetto alla bozza di ordinanza che prevedeva alla fine entro le lezioni. A proposito, qualcuno, l'ho visto nelle domande, che chiede: ma quando terminano le lezioni? Terminano secondo quanto previsto dai calendari regionali. Non mi risulta che ci siano state modifiche. Adesso l'ultimo DPCM generale sul contenimento epidemiologico va fino al 14 di giugno e quindi, insomma, non ci sono state modifiche. Poi vedremo dopo il 14 di giugno che cosa succede. Bene,
Rispetto all'elaborato ci sono tutta una serie poi di casi particolari in base ai quali l'alunno potrebbe anche non poter presentare l'elaborato al proprio consiglio di classe. Quindi per chi si trova in ospedale o in luoghi di cura, la presentazione viene effettuata ai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito l'alunno durante il periodo di degenza, congiuntamente a quelli dell'istituzione scolastica. Per gli altri alunni che siano assenti per gravi motivi o che siano impossibilitati a fare la presentazione, si valuta il solo elaborato scritto e non anche la presentazione. Sull'elaborato poi c'è un'altra particolarità nell'ordinanza. Si prevede che appunto possa anche non essere presentato oralmente, ma non è previsto il caso che lo studente non presenti l'elaborato in forma scritta o in altra forma grafica, mappe, video o altro. E non si dice però cosa succede se uno non presenta nemmeno l'elaborato. La conclusione logica dovrebbe essere che non si procede alla promozione e al conferimento del diploma di primo grado, però l'ordinanza non lo dice esplicitamente. Quindi magari seguiamo adesso l'evoluzione della normativa in questo caso. Tanto il consiglio è quello di comunque rintracciare ad ogni modo questi studenti, fare in modo che almeno l'elaborato lo presentino. Se poi non lo discutono, si valuterà la sola presentazione dell'elaborato. Ma se non c'è l'elaborato, diventa un bel problema che appunto poi manca uno degli elementi fondamentali del punteggio finale. Bene, il superamento dell'esame avviene con il conseguimento di un punteggio pari a superiore o superiore a 6 decimi. Vediamo adesso i punteggi. Per i punteggi occorre procedere alla costruzione di apposite griglie. L'elaborato, sia quello dello studente che frequenta normalmente, sia quello dei candidati privatisti. Ecco perché anche per i privatisti è prevista l'assegnazione di una tematica, e la predisposizione dell'elaborato, che in questo caso dovrebbe veramente consentire la trattazione integrata di più discipline, perché poi l'unico elemento che le commissioni, insomma, che i consigli di classe avranno a disposizione. Quindi occorre procedere ad apposite griglie. Una griglia per la valutazione dell'elaborato in sé e una griglia per la presentazione orale. Anche qua stanno circolando alcune griglie, in genere, che cosa si prende in considerazione? Quindi quelle che sto elencando adesso non sono le tavole della legge, ma sono così idee che stanno emergendo sia da quanto prevede così, la normativa in generale, sia la normativa sull'esame di stato normale, voglio dire, dalla quale possiamo desumere utili spunti, sia da quanto vedo in giro nelle griglie di vari collegi. Per quanto riguarda l'elaborato, una volta che l'alunno l'avrà consegnato, si può dare una valutazione, costruire la griglia intanto sul contenuto. E rispetto al contenuto, poi possiamo utilizzare indicatori più specifici. È pertinente rispetto al tema che abbiamo assegnato? Le idee sono ricche o sono povere, veramente scarse, iperessenziali? Dimostra padronanza delle conoscenze, ma anche capacità di rielaborazione personale, di utilizzo originale delle conoscenze. L'esposizione è organica e coerente, nel senso che non è una collezione di idee,
ma c'è un ragionamento in cui la conclusione di un paragrafo lancia l'inizio dell'altro e l'inizio dell'altro si collega a quanto affermato prima. L'uso della lingua, quindi c'è correttezza ortografica, sintattica, morfologica, c'è appropriatezza, viene utilizzato il lessico specifico delle discipline. Prevediamo se l'elaborato non è un testo così normalmente scritto, ma viene presentato in altra forma, grafica o con video. C'è padronanza di questi altri linguaggi. La presentazione è accurata. Invece, nella presentazione orale, ecco, anche qui, l'ordinanza parla di presentazione, ma è una semplice presentazione o ci potrà essere anche una interlocuzione con la commissione? In genere si ritiene di sì, perché magari lo studente ha bisogno di essere un po' accompagnato, sollecitato, e poi come si fa a rilevare la capacità di riflessione e di argomentazione se non c'è appunto una interlocuzione da parte della commissione? Quindi nei 15-20 minuti, durata non indicata dall'ordinanza, ma un po' quella che nel senso comune viene assunta, in questi minuti ci potrà essere una qualche interlocuzione. E cosa valuteremo? La chiarezza e la linearità dell'esposizione, la capacità di effettuare collegamenti significativi tra discipline, la capacità di riflessione critica e di argomentazione. Il punteggio finale. Per il punteggio finale, nel preambolo dell'ordinanza, il preambolo è tutta quella serie di visto, considerato, ritenuto, valutato, che serve, non è un appesantimento burocratico, serve a illustrare le ragioni, i presupposti che hanno portato poi ad assumere le decisioni esposte nei vari articoli. Ecco, nel preambolo si dice che non si è tenuto conto di un suggerimento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che chiedeva di attribuire da parte ministeriale un peso specifico all'elaborato. E però il Ministero dice no, non riteniamo, intanto perché il decreto base da cui poi su cui si basa l'ordinanza, il 22 del 2020, diceva che i consigli di classe terranno conto dell'elaborato, quindi sembra non dare un peso eccessivo all'elaborato, cioè ne tengono conto. La valutazione che porta al voto, infatti, è da condursi sulla base di tutti gli elementi, i tre elementi fondamentali che confluiranno nel punteggio finale: l'esito della valutazione annuale, lo scrutinio sulle singole discipline, insomma la valutazione 19-20, la valutazione dell'elaborato e del percorso triennale, in una dimensione complessiva sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie. Quindi c'è il discernimento. Ogni consiglio di classe, insomma, valuterà come fare sintesi tra queste tre cose. Le tre cose, appunto, abbiamo detto, sono la valutazione relativa a questo anno scolastico, la valutazione dell'elaborato e della relativa presentazione orale. Sembrerebbero quattro a questo punto gli elementi, ma in realtà ci si sta orientando sul fare una valutazione unica, poi mediando la valutazione elaborato e della sua presentazione, e infine del percorso scolastico triennale. Ora, alla fine, la valutazione finale nel 19-20 dovrebbe essere la sintesi di tre griglie, e quindi bisognerebbe predisporre queste tre rubriche, no, olistiche. La rubrica di valutazione del percorso triennale. In genere, intorno a cosa viene costruita la rubrica di valutazione del percorso triennale? L'impegno e i progressi negli apprendimenti. Quindi l'alunno ottimale nel percorso triennale ha dimostrato un impegno costante e un progresso continuo negli apprendimenti. Al contrario, insomma, l'alunno che sta nelle parti bassi della griglia avrà dimostrato un impegno non costante, eccetera, eccetera. La valutazione dell'elaborato della presentazione orale e la valutazione ovviamente finale del 19-20. Media aritmetica o media ponderata? Ora,
c'è chi propone di fare la semplice media aritmetica tra le tre votazioni, per cui se uno ha preso 8 nella valutazione finale di quest'anno, 7 nella valutazione del percorso scolastico triennale, 6 nella valutazione elaborato, 8 più 7, 15, 6, 21, diviso 3, 7. C'è invece chi si orienta su una media ponderata, nel senso di mettere comunque i pesi. Il Ministero dice: noi non li abbiamo messi nell'ordinanza, però c'è l'autonomo discernimento dei consigli di classe. E quindi ci sono consigli di classe che si stanno orientando su medie ponderate, ad esempio 50 il percorso triennale, 30 o 40 la valutazione annuale di quest'anno e 10 o 20 il punteggio dell'elaborato. Ecco, ho fatto una volata perché appunto sono andato molto di fretta perché abbiamo il limite delle 10:30. Quindi vediamo qualche domanda. Ecco, quali sono i documenti finali da consegnare dopo l'esame di Stato? L'abbiamo detto, quindi il documento di valutazione, in terza media il documento di valutazione finale, che è anche documento esito dell'esame, certificato delle competenze e per tutti gli eventuali piani di integrazione individuale degli apprendimenti. Se il bambino della primaria non partecipa in nessun modo alle lezioni, invia solo i compiti assegnati fatti in modo superficiale, come si può valutare? Beh, si potrà valutare usando anche le insufficienze, oppure se vogliamo essere, bisogna tener conto della sua situazione individuale. Se è una situazione individuale con appunto quelle caratteristiche di particolarità, di ansie, di problematiche familiari, gli potremmo dare il 6 per non, come si può dire, deprimerlo, però poi gli si fa il piano individuale degli apprendimenti dove si dice: guarda che queste cose le devi recuperare. Dunque, chiedo come possiamo redigere una valutazione senza pesi. L'ipotesi potrebbe essere 50 al percorso annuale, 20 all'elaborato. Beh, in questo caso ci sono i pesi, perché 50, 30, 20 sono pesi. Dice: noi abbiamo chiesto agli studenti di realizzare due elaborati, ma vabbè, l'ordinanza parla di un elaborato, però. Potreste, basta che lo dichiariate nei vostri criteri. Per noi l'elaborato consiste in un portfolio che contiene più elementi, quindi in questo caso si giustificherebbero questi elementi. Poi, ecco, dunque, altre cose a cui posso rispondere, sempre sul 50 così, è possibile non promuovere un alunno, l'abbiamo detto, la rimodulazione va realizzata entro gli scrutini, e beh certo, le rimodulazioni devono essere pubbliche e quindi vanno presentate prima. Ancora, e beh c'è chi protesta sul voto ai bambini di prima, ma questo ci dice l'ordinanza. Ai tempi del decreto 62 è stata fatta una grande discussione sulla questione del voto e si è deciso di metterlo per tutta una serie di considerazioni che adesso non potremmo recuperare, però non è detto che si debba dare solo il voto. Come ho detto ampiamente, se si dà il voto per rispettare la forma dell'ordinanza, poi lo si accompagna con una serie di giudizi motivati, questo rende meglio comprensibile poi il tipo di voto assegnato. Si può dare anche un voto sufficiente, ma al tempo stesso segnalare tutta una serie di elementi da recuperare. Dunque, poi ci sono mille altre domande procedurali su cui appunto adesso è difficile rispondere al volo, perché tra l'altro sulla valutazione dei bambini NAI o sul ruolo dell'insegnante di religione bisognerebbe avere un'altra ora di discussione. Dunque, piuttosto, la
le strategie vanno inserite anche per il piano di integrazione della classe? No, l'ordinanza non lo prevede perché il piano della classe, il piano di recupero degli apprendimenti che tutti hanno saltato, è semplicemente la base poi per la progettazione dell'anno prossimo. Le strategie vanno previste invece per i piani individuali. Come mai il PAI non deve essere allegato al documento degli alunni di quinta o terza secondaria di primo grado? Beh, è stato detto nel preambolo dell'ordinanza, perché anche sulla base delle osservazioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si è detto, ma non è detto che tutti quelli che escono da una elementare o da una media vadano poi alla scuola successiva tutti insieme, si distribuiscono in varie istituzioni scolastiche e questa scuola successiva farà la propria analisi di ingresso e quindi è inutile star lì ad allegare i piani di recupero apprendimenti. Ecco, mi rendo conto che ci sarebbero mille altre questioni di dettaglio, ma un po' il tempo, un po' anche l'impossibilità adesso di dare una risposta ponderata su due piedi a domande che richiederebbero magari tutto un excursus normativo per andare a cercare norme di fondamento. Ecco, su questo mi scuso, ma insomma, in questo momento meglio non rispondere. Ma certamente ci sono gli uffici degli USR e nel tempo che ancora manca allo svolgimento degli scrutini barra esami, insomma, usciranno certamente tutte le risposte alle FAQ. Quindi io vi saluterei perché tra un attimo dobbiamo cominciare col secondo ciclo. Grazie della pazienza. Grazie, dottor Cristanini, come sempre molto preciso e ha risposto a tante domande, anche perché alcune domande che sono arrivate lei già aveva precedentemente chiarito. Le altre troveremo presso gli USR di riferimento eventuali risposte. Grazie per la completezza di sempre e ricordo a tutti i partecipanti che saranno raggiunti dalle email dove troveranno questionario di gradimento del webinar, attestato e materiale nel più breve tempo possibile. E vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana. Grazie ancora, dottor Cristanini, e ci rivediamo tra poco per la scuola secondaria di secondo grado. Grazie.